Mattia Bottolo, sei entrato anche questa volta dalla panchina e stavi facendo la differenza. Poi c'è stato un momento d'appannamento di tutta la squadra dopo l'infortunio di Marlon Jante. Cosa è successo? Abbiamo avuto quella sequenza dove purtroppo Marlon è ricaduto da muro e su difesa nostra, quindi su contrattacco, e ovviamente è dovuto uscire per un po' di punti. Da lì abbiamo subito un po' di ricezione, abbiamo perso quel gap di vantaggio che ci eravamo guadagnati nel terzo set ed è stato un peccato. Poi comunque la partita noi c'eravamo, peccato che non abbiamo, diciamo, tenuto il livello alto per 4 set. Quindi adesso niente, noi questa partita deve insegnarci che è alla nostra portata, però dobbiamo dimostrarlo e lo faremo sicuramente al ritorno a Civitanova. Anche il pubblico ha avuto il suo ruolo, a Civitanova ci vorrà tutto il calore dei nostri tifosi. Sì, esatto, qui il pubblico ha dato una spinta alla squadra enorme. Ovviamente sono sicuro che il pubblico di Civitanova lo farà, è una partita importante, quindi li aspetteremo sicuramente con gioia. Simone Anzani, una partita molto dura. Avevate trovato lo sprint giusto, poi loro sono risaliti. Sì, sicuramente abbiamo approcciato secondo me nel migliore dei modi la partita, per poi magari lasciare qualcosa dal secondo al quarto set, e siamo lì perché comunque la partita è stata abbastanza combattuta fino a quando non ci hanno messo in difficoltà con alcune battute. Hanno difeso penso il triplo di noi, quindi è stato anche quello un fattore fondamentale per la loro vittoria. E poi dobbiamo essere più esigenti su determinate situazioni che sono più semplici oggettivamente. Chicco Blengini, la Lube se l'è giocata a viso aperto qui ad Ankara e ha dimostrato di poter tenere testa agli avversari, anzi nel terzo set, prima di un episodio molto sfortunato, l'uscita di scena di Jant per la botta alla caviglia, stavate sopra, stavate giocando meglio. Sì, sì, ci aspettavamo una battaglia, ci aspettavamo una squadra che in casa dall'inizio della stagione non aveva mai perso, con una bella bolgia, ma una squadra soprattutto di qualità che nell'ultimo periodo ha aggiunto anche Jaske, e quindi eravamo pronti a questo tipo di partita, credo che lo abbiamo dimostrato. Loro sono partiti fortissimo in battuta, abbiamo sofferto dall'inizio con la battuta, siamo riusciti ad arrangiarci non resistendo e attaccando la palla alta, cercando di aggiungere difesa, lo abbiamo fatto. E poi come dici tu c'è stato quell'episodio che soprattutto ci ha penalizzato un po' in ricezione in quel momento, però peccato perché la squadra, come hai detto, ha giocato a viso aperto, potevamo fare qualcosa in meglio secondo me. L'attacco di palla alta progressivamente l'abbiamo migliorato, potevamo fare qualcosa in meglio secondo me su alcuni turni di ricezione dove la battuta non era irresistibile, e abituati a una battuta molto forte dall'inizio probabilmente abbiamo tenuto staccate delle palle, non tantissime, però delle palle che potevano essere messe perfette e magari giocare con un po' più di imprevedibilità. Ma soprattutto io credo che la differenza l'abbia fatta che quando loro hanno attaccato palla alta noi non siamo stati altrettanto bravi col muro a cercare di creargli dei problemi, loro sono riusciti a fare un po' meglio e alla fine hanno vinto.